Cambio programmazione Mediaset gennaio, stop libera, ripartono Amici e Verissimo. Cambio programmazione sulla rete Mediaset nel corso del mese di gennaio 2023. Le novità riguarderanno il palinsesto del Dai Team e Pomeridiano, dove ci sarà spazio per il ritorno di Paolo Bonolis. Il mattatore del piccolo schermo tornerà in onda con la nuova edizione di Avanti un altro e andrà a sostituire Jerry Scotti e il suo Caduta Libera. Nel pomeriggio festivo, invece, spazio al ritorno di Amici 22 e all'appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffannin. Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo gennaio 2023 riguarderà in primis la fascia del preserale, si assisterà al ritorno di Avanti un altro. Il game show preserale condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. Le nuove puntate torneranno in onda da lunedì 9 gennaio 2023 su Canale 5, alle 18.45. E prenderanno il posto di Caduta Libera. Il game show condotto da Jerry Scotti. Infatti, da gennaio in poi sarà sospeso dalla programmazione quotidiana di Canale 5. In attesa di ritornare in onda nel corso della prossima stagione televisiva. Un bilancio decisamente positivo per Caduta Libera che, in questo ultimo mese di programmazione in replica, ha registrato numeri ben al di sopra delle più rosee aspettative, conquistando una media di quasi 3 milioni e mezzo di spettatori al giorno e picchi del 22% di share. Da gennaio, quindi, spetterà a Paolo Bonolis fronteggiare il programma competitor di Rai 1. L'eredità, condotto con buon successo da Flavio Insin. Inoltre, il cambio programmazione Mediaset del prossimo gennaio 2023, interesserà anche il weekend, in cui ci sarà spazio per il ritorno di Amici 22 e di Verissimo. Le due trasmissioni, attualmente, risultano entrambe sospese dal palinsesto domenicale per la consueta sosta natalizia. Verissimo sta proseguendo solo al sabato pomeriggio con il meglio di questa prima parte della stagione, dove vengono riproposte le interviste più emozionanti fatte da Silvia Toffannin. Da gennaio 2023, però, la programmazione di Canale 5 tornerà ad essere quella usuale, dato che sia Verissimo che Amici 22 torneranno regolarmente in onda nella domenica pomeriggio, con nuove puntate inedite. Un binomio decisamente fortunato quello che vede protagoniste Maria De Filippi e Silvia Toffannin che, di domenica pomeriggio, sono riuscite a risollevare gli ascolti dopo i dati in calo degli ultimi anni, con una media che si aggira sul 22% per Amici 22 e oltre il 20% per Verissimo, la domenica pomeriggio di Canale 5 risulta essere la più forte della TV generalista.